Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta streaming per l'ingresso di Don Ruggero in cattedrale. Attendiamo adesso l'inizio della messa che si svolgerà tra pochi minuti. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie.
Vescovo, con a fianco il nuovo parroco Don Ruggero, entra processionalmente in chiesa nel modo consueto. Arrivato dinanzi all'altare, il nuovo parroco si inginocchia e bacia il crocifisso. Intanto cantiamo il canto iniziale. Oh,
dello Spirito Santo. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di comunione nella carità, siano con tutti voi. Ora il Vescovo presenta alla comunità Don Ruggero. Carissimi, la nostra comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta, riunita in questo giorno di festa, vive un momento di particolare gioia e solennità perché riceve dal Vescovo il suo nuovo parroco nella persona del presbitero Don Ruggero Martini. Nella successione e nella continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. Ci sediamo e ascoltiamo la lettura del decreto di nomina. A lettura finita, in segno di assenso, tutti rispondiamo: rendiamo grazie a Dio. Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora, Cassino, Aquino Pontecorvo. Al carissimo Monsignor Ruggero Martini, del clero della diocesi di Sora, Cassino, Aquino Pontecorvo, nato a Vescocanale, Capistrello, in provincia dell'Aquila, il 16 febbraio 1955, ordinato presbitero il 12 agosto 1978, pace e benedizione del Signore. A seguito del trasferimento del parroco ad altro ufficio, si è resa vacante la parrocchia Santa Maria Assunta, cattedrale di Sora. Ringrazio con sincerità di animo Monsignor Alfredo Di Stefano per il ministero svolto con esemplare dedizione per l'edificazione della comunità cristiana e per la diligente custodia della Chiesa Madre, della città e della diocesi. Dopo adeguata riflessione e preghiera, avendo raccolto la tua generosa disponibilità, di cui ti sono profondamente riconoscente, ho pensato di affidare a te, carissimo Don Ruggero, la cura pastorale della parrocchia della cattedrale, apprezzando la maturità umana, spirituale e pastorale del tuo ministero presbiterale, insieme alla saggezza con la quale hai saputo guidare la comunità, le comunità che affidate dai miei venerati predecessori. Pertanto, con il presente decreto, a norma dei canoni 519, 522 e 523 del Codice di Diritto Canonico, ti nomino parroco della parrocchia cattedrale Santa Maria Assunta in Sora. La presente nomina decorre a partire dal 27 settembre 2015. La durata del tuo incarico di parroco è secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana di 9 anni, trascorsi i quali potrai continuare nel tuo ufficio ad nutum episcopi. La stima e l'apprezzamento diffuso da parte dei fedeli attestano la tua capacità di dedicarti con rinnovato slancio della mente e del cuore per la guida di una parrocchia che, in quanto chiesa cattedrale, deve sempre testimoniare l'evidente esemplarità nell'azione liturgica e pastorale. Ti sostenga la mia particolare stima e gratitudine, mentre invoco sul tuo ministero la speciale intercessione della Madonna Assunta, di Santa Restituta e di San Giuliano Martire. Dato a Sora, dalla sede vescovile, il 14 settembre 2015, nella festa della esaltazione della Santa Croce, anno terzo del mio episcopato, Gerardo Antonazzo, vescovo, sacerdote Mario Santoro, cancelliere vescovile. E do lettura anche del decreto di nomina di Don Gioele Tamio. Al carissimo Don Gioele Tamio, del clero della diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo, nato a Butan City nelle Filippine il 22 agosto 1975 ed ordinato presbitero il 7 dicembre 2002, pace e benedizione nel Signore. Considerate le necessità pastorali della Chiesa Cattedrale, desidero assicurare al parroco
della presenza di un collaboratore. Conoscendo la stima e la fraterna amicizia che ti lega a Don Ruggero, ho pensato di chiedere a te, carissimo Don Gioele, la disponibilità per questo servizio pastorale. Pertanto, con il presente decreto a norma dei canoni 545 e 548 paragrafo primo del codice di diritto canonico, ti nomino collaboratore pastorale parrocchiale della parrocchia di Santa Maria Assunta in Sor. La presente nomina decorre a partire dal 27 febbraio 2015 ad notum episcopi. Affido il tuo ministero e la tua nuova comunità all'intercessione di Maria Santissima, Madre della Chiesa, e Santa Restituta, protettrice della città e della diocesi. Da tua sora alla sede vescovile, il 14 febbraio 2015 nella festa dell'esaltazione della Santa Croce, anno terzo del mio episcopato. Gerardo Antonazzo, vescovo, sacerdote Mario Santoro, cancelliere vescovile. Ora il vescovo invita tutti alla preghiera con queste parole. Invochiamo ora lo Spirito del Signore perché il parroco e i parrocchiani formino una sola famiglia riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Dei secoli. Amen.
ora il vescovo porge a Don Ruggero l'aspersorio. Il nuovo parroco, dopo se stesso, asperge i fedeli. Dopo l'aspersione, bacia l'altare e lo incensa. Asperge il popolo di Dio e venera il santo altare. Guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti Maria assunta in cielo, alla quale è dedicata questa comunità parrocchiale. Yeah.
e pongi il tuo spirito sul nuovo Israele, la Chiesa, perché ogni uomo sia ricco del tuo dono e a tutti i popoli della terra siano annunziate le meraviglie del tuo amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo attentamente la parola di Dio. Dal libro dei Numeri. In quei giorni il Signore scese nella nube e parlò a Mosè, tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli scribi, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè, fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Parola di Dio. Thank you.
Ora a voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato, grida. E le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto, ed egli non vi ha opposto resistenza. Parola di Dio. Ci alziamo. Il nuovo parroco si avvicina al vescovo, riceve da lui l'evangelario e chiede la benedizione. Che ne dici, mio padre? Il Signore sia sul tuo cuore e nelle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo a questa comunità che oggi ti viene affidata, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Motivo di scandalo, tagliala.
potrete entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Genna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con due piedi essere gettato nella Genna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Come pastore.
Il libro dell'Esodo ci presenta già dall'inizio questa figura di Mosè con alcuni tratti che fanno molto pensare e direi anche sospettare. L'inizio della storia di Mosè noi la conosciamo quando viene salvato dalle acque, affidato alle acque del Nilo per poter scampare alla furia omicida del faraone, questa furia rivolta contro i figli maschi degli ebrei, per frenare la crescita dismisura di questo popolo nel cuore dell'Egitto. Già in questo il testo dell'Esodo intende quasi presentare Mosè come un privilegiato, un preferito e protetto. La sua crescita avviene, come ben sappiamo, nella corte del faraone, perché la figlia del faraone lo raccoglie da queste acque e lo adotta. Cresce nella legge, nella corte, istruito, ben educato. E questo, credo, gli farà contrarre da subito una grave sindrome, quella del primo della classe. Vizio questo che tenderà a conservare nello stile e nelle diverse espressioni del suo temperamento. Questo difetto mette in difficoltà la sua persona, perché quando, dopo aver assistito al maltrattamento di un ebreo da parte della guardia egiziana, uccide quest'ultima, nascondendo il suo corpo nella sabbia, deve ammettere di aver fallito. Quando crede di fare l'eroe solitario, si ritrova sconfitto. Agisce per sua iniziativa. Quel vizio dell'essere primo della classe lo porta all'orgoglio e al fallimento, perché deve scappare dall'ira del faraone, abbandonando quella corte nella quale era cresciuto. Mosè è tentato dunque di agire da solo per fare giustizia, agisce di sua iniziativa, come un uomo solo al comando. E anche quando si troverà in pieno deserto alla guida delle tribù fuggiasche, dovrà essere la saggezza del suocero, Jetro, a convincerlo di non poter illudersi di essere capo da solo. Dice il testo, il suocero di Mosè, visto quanto faceva per il popolo, gli disse: che cos'è questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla sera? Ora ascoltami, sceglierai tra tutto il popolo uomini pallidi che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, per costituirvi sopra di loro come capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine e capi di decine. Mosè diede ascolto alla proposta del suocero e fece quanto gli aveva suggerito. Si intravede già la necessità pastorale della corresponsabilità, carissimo Don Ruggero e Don Giovanni. Non si può essere guide da soli. Chi è costituito a capo di una comunità non è l'uomo solitario. Il timoniere solitario di tutta l'avventura. Nel testo di oggi avviene un fenomeno, un evento parallelo a quello che ho appena richiamato. Il Signore scende nella nube e parla a Mosè e dice, così dice il testo, il Signore tolse, molto bello questo verbo, tolse parte dello spirito che era su Mosè e lo pose sopra 70 uomini anziani. Dio obbliga Mosè, privandolo di una parte dello spirito, lo obbliga a condividere.
a generare corresponsabilità, a non sentirsi più l'eroe solitario, perché questo non produce nulla, non è saggio, non è intelligente la presunzione e l'arroganza della solitudine. Dio educa così il suo servo all'esercizio della condivisione. Chi è il presbitero? Chi è il parroco? Chi è il vescovo? Chi è il Papa? Tanto ce lo sta insegnando Papa Francesco. Non è colui che direi fa il sostituto d'imposta, è invece il responsabile della responsabilità di tutti. Ecco il prete che è, il presbitero, responsabile della responsabilità di tutti, ma per questo deve educare alla corresponsabilità. Il coinvolgimento di molti favorisce nella mentalità di Mosè una forma di conversione, alla conversione alla corresponsabilità. Capisce la necessità di condividere la guida e il governo del popolo, favorendo la loro partecipazione al suo servizio. Caro Don Ruggero, oggi si affida a questa comunità della cattedrale, che per il vescovo e per l'intera diocesi ha una peculiarità unica, perché tu sia educatore insieme con i tuoi collaboratori, in primis Don Gioele, e facilitatore della responsabilità di coloro che sono in grado di condividere il tuo ministero e il tuo servizio. Se farai tutto da solo, lo dico per tutti noi preti, parlando a te, dico a tutti, se farai tutto da solo potrai dimostrare di essere capace, ma non bravo. È bravo chi fa crescere e sa crescere insieme agli altri. È bravo chi fa crescere gli altri e sa crescere insieme agli altri e grazie agli altri. Il termine corresponsabilità contiene dentro il verbo rispondere. Infatti, la corresponsabilità nella visione cristiana è la risposta alla vocazione battesimale, non è delega o concessione. È una risposta che il laico dà alla sua chiamata battesimale, per la quale ogni fedele è deputato alla partecipazione attiva nella costruzione della comunità di appartenenza. All'interno della comunità della Chiesa, leggiamo nel decreto conciliare sull'apostolato dei laici, la loro azione, l'azione dei laici, è talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non può per lo più raggiungere la sua piena efficacia. E questo allora è il primo aspetto che, a partire ancora dalla figura di Mosè, ti affido: responsabile della responsabilità di tutti. Se non si cresce insieme nella responsabilità, non si cresce. Secondo aspetto che attingo dalla parola di Dio di oggi, soprattutto la prima lettura coniugata insieme con il Vangelo. La corresponsabilità non può conoscere gelosie, esclusioni, preferenze, confini, limiti, steccati. Nella prima lettura e nel Vangelo ritroviamo due situazioni. La fatica di riconoscere i segni di Dio oltre i nostri schemi umani, fino ad impedire e a proibire che questi segni di bene possano accadere. Così Mosè rimprovera Giosuè: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Nel Vangelo Giovanni riferisce a Gesù di aver impedito, capite questo quanto è grave? Blocca, impedisce ad un tale che non era della cerchia.
di compiere un esorcismo. Dice Giovanni a Gesù perché non ci seguiva. Nella prima lettura si parla di 70 uomini giusti, buoni, a cui Dio concede una parte dello spirito di Mosè. Poi ce ne sono altri due, guarda caso sono 72, altri due che, dice il testo, erano iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda del convegno. Potremmo attualizzare dicendo la distinzione tra la comunità dei battezzati, i due erano iscritti nell'anagrafe del battesimo, ma non erano partecipi del convegno, dell'Eucaristia. Sono forse esclusi dallo Spirito del Signore, sono impediti anche loro di profetare il bene, perché sono i cosiddetti lontani. Essere lontani è una situazione particolare nell'esperienza cristiana, ma quante volte noi facciamo diventare i lontani gli esclusi? Questo è il problema del Vangelo di oggi, preparato dalla prima lettura. Appena i discepoli hanno messo fine poco prima alle loro dispute su chi di loro sia il più grande, l'abbiamo ascoltato domenica scorsa, Gesù prende posizione su una loro reazione di tipo settario. Si indigna al vedere che i discepoli volevano impedire ad un tale che non faceva parte del gruppo di agire nel suo nome. La fatidica frase: non è dei nostri. E chi sono i nostri? Chi sono i nostri? E chi sono quelli che non sono dei nostri? Ringraziamo Dio per Papa Francesco. Due reazioni contrapposte. I discepoli costringono quel tale estraneo alla inattività pur di difendere se stessi. E di non rompere l'equilibrio interno al loro gruppo. Oh, quanto è dannoso e quanto è fredente questo fatto. Pur di non rompere l'equilibrio del nostro gruppo, evitiamo di inserire gli altri, potrebbero destabilizzarci. Dovremmo ricominciare da capo. Che fatica. Tentazione di chiusura, di esclusione, di gelosia, di pregiudizi. Paura di perdere il potere? Paura di perdere di prestigio? Collegato tutto questo al proprio ruolo che invece di essere di servizio e di comando. I collaboratori considerati, così li chiamo, collaboratori più stretti, che pure sono necessari nelle comunità. Devono sempre essere sollecitati all'apertura, all'accoglienza, in vista di un maggiore bene, perché il bene può provenire da chiunque, molto più spesso dalla periferia, in vista di maggiori possibilità di crescita e di collaborazione nell'opera del Vangelo. Un ultimo aspetto, caro Don Ruggero, cari confratelli, sorelle e fratelli tutti. Gesù nella seconda parte del Vangelo mette in guardia dal pericolo dello scandalo. Attenti a non leggere questa parte del Vangelo riferita allo scandalo sotto un aspetto di tipo morale. Non riguarda la vita morale, nella mano, nell'occhio e nel piede. È tutto un altro discorso che Gesù fa. Non è un discorso di tipo morale. Se noi parliamo di occhio, mano e piede, sono alcune membra del corpo, quindi Gesù sta parlando del corpo. E qual è il corpo se non la Chiesa? Sta parlando della comunità cristiana. E dice: nelle condanne che Gesù fa seguire, sottolinea con forza l'importanza della posta in gioco, e cioè: nessun organo umano, per quanto prezioso, tradotto in termini cristiani, diciamo, nessun membro di una comunità cristiana, nessun membro
cristiano, per quanto prezioso, merita di essere conservato. E duro Gesù, eh? Nessun membro della comunità cristiana, come nessun membro del corpo, merita di essere conservato e difeso se ferisce l'altro organo e gli impedisce l'ingresso del regno di Dio. Gesù non a caso prende alcuni organi del corpo, li vanno in coppia. La mano, ne abbiamo due. L'occhio, ne abbiamo due. Il piede, ne abbiamo due. È il rapporto tra i due organi del corpo, cioè tra fratelli nel corpo, nella comunità. Se uno dei due mette in pericolo, ferisce l'altro, fino ad impedirgli l'ingresso nel regno di Dio con un turbamento talmente forte da metterlo in disgrazia, e quell'organo non può essere difeso, tagliano, gettano via da te. Cioè, non è certo il rifiuto, ma è un'opera di ricostruzione di quell'organo, di guarigione. A tal proposito, Sant'Agostino richiama anche per il pastore l'attenzione a non essere di scandalo, perché anche il pastore è membro del corpo, nella funzione di capo, ma pur sempre membro del corpo di Dio, che è la Chiesa. E dice Sant'Agostino, abbiamo letto nell'ufficio di lettura la settimana scorsa, in uno dei passaggi, il grande discorso che Sant'Agostino fa proprio sui pastori, il discorso numero 46. E dice, una pecora, infatti, anche se sana, è scarpa Sant'Agostino, dice una pecora malata, cioè una persona sana, tranquilla, serena. Una pecora, anche se sana, osservando che il suo pastore abitualmente vive male, se distoglie gli occhi dalla legge del Signore e guarda l'uomo, comincia a dire in cuor suo, se il mio superiore vive così, chi mi vieta di fare altrettanto? In tal modo il pastore uccide la pecora sana. Il pastore che dinanzi al popolo si comporta male, per quanto sta in lui, uccide colui dal quale viene osservato. Eccolo i tre passaggi che richiamo con i soli titoli. Con responsabilità, educare alla responsabilità di tutti. Allargare i confini di una comunità in cui ognuno merita di essere partecipe. E poi creare legami di comunione, perché nessuno sia motivo di scandalo all'altro, ma di un aiuto reciproco alla comune crescita del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Così sia. Ora, il nuovo parroco si pone in ginocchio davanti al Vescovo per rinnovare lodevolmente le promesse fatte nel giorno della sua ordinazione. Il Vescovo lo interroga con queste parole. Davanti al popolo affidato alle tue cure, rinnova le promesse fatte al momento della tua ordinazione sacerdotale. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione per la santificazione cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato e
dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre, per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ci alziamo. Il nuovo parroco fa la professione di fede, rispondendo lui solo, credo, alle domande che il vescovo gli rivolge. Crede in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Crede in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credi nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Radunati per sperimentare la comunione di coloro che sono un cuore solo e un'anima sola, per il battesimo e il dono dello Spirito diventiamo anche una sola voce che prega il Padre. Diciamo insieme e preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per il nostro Vescovo Gerardo, perché, confortato dalla fraterna comunione di tutti i presbiteri, possa condividere con gioia la missione di buon pastore per l'edificazione della Chiesa che vive in zona Cassino, Aquino e Monteroro. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le autorità civili e militari della nostra città di Soma, perché sempre attente ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nuovo parroco Don Ruggero, perché insieme alla sua nuova comunità possa sperimentare la presenza del risorto, seguire la voce dello Spirito, costruire in questo territorio la famiglia di Dio, sorgente sempre viva dell'amore del Padre per tutti gli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i sacerdoti che hanno dedicato il loro servizio a questa comunità, perché il Signore li colmi della sua benedizione e dia loro la gioia di chi ha saputo donarsi come il Cristo, preghiamo. Per chi vive nella sofferenza fisica e morale, perché non smarrisca la fede e la rivendi con la virtù della speranza, preghiamo. Ascoltaci. Per noi qui presenti, perché la partecipazione all'Eucaristia che ci unisce a Cristo ci rende amati e portati a tutti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ascolto, Padre, la preghiera che sale a te da questa comunità. Aumenta la sua capacità di dialogare con te, di risponderti come Maria, Vergine dell'ascolto e Madre della Chiesa, ti ami e testimoni ogni giorno con la propria vita per le strade del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Al Vescovo vengono portate le offerte per il sacrificio eucaristico, mentre si esegue il canto d'offertorio.
pregate per le mie sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta della tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto nei vostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio, è veramente cosa buona e giusta lodarti, ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo, tuo Figlio eterno, sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e costituisci i dispensatori di che in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e con i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza e tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza unite agli angeli e ai santi cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Della fede, annunziamo la tua morte.
cielo nella attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, con i tuoi santi apostoli, Santa Restituta, San Giuliano, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gerardo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza, il giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipe della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù risorto, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo pregare. Padre, thank you.
Il vescovo consegna al nuovo parroco la pisside con le particole consacrate da riporre nel tabernacolo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovia, Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio, diventiamo eredi con Lui nella gloria, per Cristo nostro Signore. Vescovo invita Don Ruggero alla sede presidenziale dicendo queste parole. Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente in comunione con il tuo Vescovo questa famiglia parrocchiale della Chiesa Cattedrale, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Viene ora letto il verbale dell'inizio del ministero del nuovo parroco.
questo punto un rappresentante della comunità civile, il sindaco ed uno della comunità parrocchiale ringraziano il vescovo per le sue premure di padre e pastore della chiesa e per il dono del nuovo parroco di Santa Maria Assunta. Infine, Don Ruggero rivolge brevi parole alla comunità. Grazie e buon lavoro.
Eccellenza Reverendissima, la comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta, in questa celebrazione eucaristica ha reso grazie al Signore per il dono del nuovo parroco, Don Ruggero, che questa sera inizia il suo ministero in questa realtà parrocchiale, a lui affidata da lei, pastore, padre e guida di questa chiesa. La parrocchia di Santa Maria Assunta si è preparata a vivere nella fede questo momento, lasciandosi accarezzare dalla sua mano amorevole e aderendo con docilità alla chiamata a vivere il Vangelo in pienezza, affidandosi alle premure che lei stesso le ha riservato. E ora è pronta ad accogliere con gioia Don Ruggero e Don Joel, che lo aiuterà nel servizio in questa parrocchia. Eccellenza, siamo pronti a lasciarci guidare dalla loro sapienza e saggezza, sicuri di avere ancora bisogno di crescere nella fede, per testimoniare con la nostra vita il grande amore del Padre e riscoprire il Vangelo della Misericordia. Carissimo Don Ruggero, benvenuto. La comunità parrocchiale ti accoglie, attende di essere accompagnata da te, disponibile ad aprire il suo cuore alla speranza di essere amata, nonostante i limiti e le difficoltà che caratterizzano il cammino. La comunità, sensibile all'azione dello Spirito, desidera vivere secondo la parola del Vangelo, che tramite te arriverà ad essa, e come ha sempre fatto, vibrare all'unisono con il suo parroco. Io penso che il cantico più bello sarebbe proprio quello del Magnificat, ringraziare il Signore anche per questi sentimenti che ho detto forti nel cuore oggi, intanto con grazie al Vescovo con questi trasferimenti e con i nostri trasferimenti. Sicuramente ci ha rimesso un po' in discussione, c'è sempre un po' il pericolo che ci sediamo anche nei posti dove stiamo bene, dove anche siamo stati amati e siamo amati, e questo chiaramente certe volte ci fa perdere non di vista, ma ecco, non ci fa comprendere in maniera piena che quella esperienza di Abramo di lasciare i vescovi, da quello Monsignor Biagio Musto che mi ha accompagnato in seminario da Nanni, e poi il vescovo che mi ha ordinato Monsignor Vicchiatti, Monsignor Chiarinelli, Monsignor Brandolini e nome. Ecco, ognuno di loro è stato per me padre e maestro, e lei mi seguita ad essere su questa scia. E veramente lo ringrazio, e lo ringrazio anche di questa fiducia. Molti mi hanno detto sei pronto, ma con l'aiuto di Dio sono pronto, poi il Signore farà tutto quanto il resto. Sono grato poi anche dei saluti di benvenuto sia da parte del Sindaco, e lui veramente saluto tutte le istituzioni anche di questa città, i rappresentanti anche dell'arma dei carabinieri, dei vigili che custodiscono veramente anche la vita quotidiana di questa comunità. Ringrazio questa comunità parrocchiale per quello che è, per quello che è stato anche nel passato. Io conosco la comunità di Santa Maria Assunta perché sono stato anche in parte in seminario. Ecco, grazie anche per questa celebrazione così viva e così anche aperta veramente al mistero, e ringrazio coloro che l'hanno curata, i ministri anche della
ringrazio soprattutto il consiglio pastorale di questa comunità e tutto naturalmente le diverse articolazioni di questa comunità. E mi associo sicuramente al sindaco in questo grazie per colui che mi ha preceduto, Don Alfredo, e che ecco veramente, oltre che essere mio amico tante volte, oltre a esprimere in pienezza in questa chiesa anche le sue competenze, la sua passione, tante volte mi ha dato anche consigli in questo senso e seguiterà sicuramente a darmene. Ecco, a lui veramente va il grazie anche mio sincero per questa stupenda cattedrale. E il grazie che naturalmente riservo al Signore è presente in tutti i grazie che dico. Guardando anche i volti questa sera di coloro che venivano alla comunione, mi veniva spontaneo pensare a quella frase del Vangelo che dice, Gesù risponde a Pietro, dice: noi che abbiamo lasciato tutto e che abbiamo seguito, che cosa riceveremo in cambio? Voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, avrete 100 volte tanto in padri, madri, fratelli, sorelle. E per questo quello che io avverto nel cuore questa sera. Il Signore mi ha dato veramente il centro in tutte le comunità in cui sono stato, dalla comunità dei Solaliri, dove ho fatto il viceparroco e dove sono stato collaboratore di Don Dante, dove anche ho iniziato a gustare la bellezza anche della vita comunitaria di noi sacerdoti. Per 3 anni sono vissuto nel monastero di San Domenico accanto ai monaci cistercensi quando ero viceparroco lì a Isola del Liri, e poi la comunità di Roccasecca, la comunità di Roccasecca dove le esperienze pastorali erano anche segnate anche di tutto quello che poi si sarebbe anche verificato per quanto riguarda le unità pastorali e così via. Vivevamo in una comunità di preti e da quella comunità sono uscite anche tante vocazioni, e c'è ancora anche una persona, ecco, che ha condiviso con me in quegli anni, ecco, un signor Valente, e quella è stata una comunità che mi ha aiutato, mi ha fortificato, e tante persone che sono presenti, ecco, testimoniano ancora anche quei legami forti che si sono costruiti. E poi ecco la comunità di Casalieri, c'ho stato poco tempo e naturalmente questa è una delle comunità che poi, lo dirò subito dopo, mi unisce particolarmente a Don Gioele. E poi la comunità di Arce, non lascio la comunità di Arce perché la porto nel cuore, tutta la comunità, a cominciare anche dal sindaco, e naturalmente non ci possono mai lasciare coloro che si amano. Certamente io ho detto già, ecco, non metterò piedi ad Arce per diversi mesi, proprio per, anche perché è giusto che sia così. Però è importante, ecco, tenere sempre presente quello che si è ricevuto, e quindi il grazie va a loro. E poi ecco, vorrei semplicemente dire che lo stile, quello che Gesù ci suggerisce nel Vangelo, andate 2 a 2. Stasera con Don Gioele non è semplicemente un fatto così, ecco, di collaborazione. Con Don Gioele si condivide anche quella comunicazione spirituale che tante volte è difficile anche tra noi sacerdoti. Fino a ieri sera, ecco, siamo stati a lungo veramente a parlare delle cose dello spirito, e questo, capite, rende ancora più forte quello che è la comunione profonda. Dal tempo in cui lui come seminarista stava con me a Roccasecca, e poi l'ho preceduto a Casalieri dove lui è stato per 9 anni, poi
è stato questi mesi qui a Marce. Ecco, veramente con lui staremo qui in cattedrale con la stessa passione di annunciare il Vangelo. Questa sera mi è sembrato di cogliere proprio anche nella presentazione dei doni le tante realtà di questa comunità, le cappellanie. Ecco, loro va fin da adesso un'attenzione e una premura. Ecco, cercherò, per quanto ecco, ci sarà possibile, ecco, cercherò ecco, di frequentare un po' il territorio. Però quello che ecco, dico fin da adesso è che quello che il Vescovo ci suggeriva ecco, già fa parte anche di quella che è l'esperienza interiore. Inserire un aspetto che il Vescovo non aveva sicuramente il tempo per proseguire la sua riflessione, ma la seconda lettura è oggi nella festa di San Vincenzo dei Paoli, ecco, non possiamo non tenerlo presente, riguardava ecco, tutta questa dimensione proprio anche dell'amore e della carità nei confronti dei poveri. Loro saranno ecco, i destinatari privilegiati anche di questa azione pastorale. Del resto anche vivere nella Caritas anche in questi anni, c'è Don Achino qui ecco, di cui sono collaboratore, sta a testimoniare che questo anche mi è un aspetto che cerco di far fruttificare anche continuamente ogni giorno. Adesso semplicemente ecco, voglio fare un saluto particolare ai sacerdoti di questa assemblea con cui veramente con ognuno di loro c'è stato sempre molta simpatia e oltre molta stima. Ecco, il clero soprattutto della città di Sora, lavorare insieme, questo penso che sia una delle cose che ecco, mi deve stare particolarmente a cuore. La dimensione della comunità è parte della mia vita. Del resto, l'essere cresciuto, e sono tutti presenti in questa assemblea, l'essere cresciuto in una famiglia numerosa. Siamo 7 figli, siamo qui tutti quanti stasera, perché c'è mia sorella Sora che è venuta da Napoli con la sua comunità, e in questa comunità anche di Sora ringrazio anche tutte le comunità religiose che sono presenti in questa città di Sora. Ecco, dicevo, sono abituato proprio allo stile della comunità, proprio partendo anche da casa, ho ricevuto ecco, veramente la ricchezza di tutti questi doni, e allora non mi rimane che dirci, ecco, soprattutto con la nuova comunità, la parrocchia di Santa Maria Assunta, ecco, un buon lavoro sotto la protezione della Madonna. Questa mattina sono stato tutta la mattinata su a Canneto proprio per affidare a lei questo lavoro. Poi magari non c'è stato il tempo di farlo perché c'era veramente tanta gente, però ecco a lei, alla Madre di Dio, affido ecco, questa nostra missione, e affido anche la vita di tutta quanta ecco, la comunità. Sia con voi. Chiniamo il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E per intercessione di Maria Assunta in cielo vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Prima del congedo, Don Ruggero e Don Gioele saranno lieti di salutare tutti voi presso il refettorio del seminario per condividere insieme un momento di fraternità.
la celebrazione eucaristica è finita, nel nome del Signore andate in pace. Buona serata.